Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono il prossimo Terry ed eccoci qui per un episodio di FIFA 22, la allenatore. Sono qui come se Terry su Fiorentina, pronto a continuare l'avventura odierna. Allora, il mercato ha dato dei buoni frutti con l'acquisto di due giocatori ottimi sia per prospettive sia per qualità, che sono Rensch, lo chiamiamo Rex, che è felice, che è da noi, e soprattutto un certo Thiagone Almada. E allora, io devo sistemare però un po' la mia squadra, perché anche non posso lasciarlo qui fuori. Io tocco Terrasciano, ma non posso lasciarlo qua. La faccina che c'ha dolce, vai, cuore è felice, gioia. Ok, detto questo, ci mancano come grande colpo da fare un centrocampista, perché alla fine la squadra è completa in tutti i suoi ruoli, è coperta. Tanto abbiamo parlato c'è Cocorin, Adisa Gonzalez e Amanda stanno migliorando appunto per quel ruolo. Adesso Sottil e Callejon. Cioè, noi avremo Dunk, Castrovilli o Buaventura. Speriamo un po' che abbiamo, aspetta. No? Ecco, abbiamo Ambarabà e Pulgar fanno i primi mediani. Poi Buaventura, Almada può fare anche CC, proprio fare. Mi sembra come idea. O anche Saponara. O se più Almada, un po'. Come sta Almada qui? Meno 3. E che lui fa più quel ruolo lì, però, sinceramente. Vabbè, lasciamo così, uno com'è. Quindi abbiamo in teoria Pulgar, Torreira e Ambarabà come CDC, poi come CM, come sembra Ambarabà, Buonaventura riserva, Danca Castrovilli e sappiamo che si deve vendere. Mi se l'abbiamo venduto, ci sarebbe male che poi dare in prezzo, quindi capite che abbiamo bisogno di un bel centrocampista qui, così Danca che sia un buon giocatore, però vorrei così in più, vorrei così in più. E allora ragazzi, andiamo subito ancora avanti, capo di simulazione per l'allenamento. Che c'è? Stefan Liner Bayamoko. Ok, lui fa il prestito, grazie. Male in prestito. Questo può essere buono. 2 anni. All'Iz. Ma vatti a fare 2 anni all'Iz. Ma aspettando che gioco, ovviamente. Sì, ma ci cresce. Dentro un bel giocatore. Ok. Tesic loan offer. Sì. Può andare in prestito per loan to buy, però. Quanto vai, però? Io so vorrei capire. Andiamo a negoziare. Vediamo un po' se dice quanto vuole. Non dice quanto ci dà. Proposto loan without buy option. Ok. Ok. Non lo credo sia rifiutato. Vabbè, cavolo di loro. Ah, non ci testa niente. Alla fine, può stare a noi, può giocare o non giocare. E allora, guarda anche il nostro budget, non avremo in teoria 21 milioni. 21 milioni. Un budget di una pista 20 milioni ci può uscire, solo che io, quello che ho tutto per ora, sono tutti. Lui non mi ha convinto per quel ruolo lì, come CDC, come c'è una pista di rottura, diciamo. Landinette è molto. Non è. È giovanissimo, ci vuole molto tempo. Poi avremo in teoria. Chouinard, per vedere quanto vale. Poi scapriamo quanto ha il suo valore. Elmas, Pedri, Rovella. Ma io Shoni, scusate. Proviamo un po' faccio un Saponara. Vediamo un po' quanto può valere Shoni. Senza fare il controllo che sono i nostri scout sono tutti occupati. C'è una pista. Ci offro un Jack, no? Un Barabar, Pulgar, Saponara, Riccardo. Vediamo un po'. Neanche mi dice quanto vale. Ma nemmeno meno quanto vale. Ma dai, sei vergognoso e scandaloso. Devo aspettare che si siano i nostri uomini. Poi Borussia Dortmund complete Victor. Ok, intanto arriva un po' di conferme. Sopo slide è fortissimo, si sapeva. Goods 68, un po' deludente, vuol dire angocità, mamma mia, c'è il fratello. Lui quanto è? Non dice niente. Filippo 63. Andiamo di prima. McQuilt 64. Ma si può pensare. Jonen pessimo. Bering 80. Sarebbe perfetto lui. Sarebbe perfetto. Non visto che vorrei. Franks 67. Neanche lui è tanto male. Molti giovani talenti siamo qui. Poi Murray 3RB. Possiamo mettere come se ne andrà poi. Così chiamo Drozzola. Con te, come no.
72, 21 anni. Non è neanche tanto malaccio. Poi chi c'è stato? Questi qua si possono seguire. Sindilia. Otto. Dai, otto finotto, dai, finotto si deve seguire. Pupu, ti seguiamo. Nob. Siga Nob, ok. Jan. Jan a seguire. Bielorusso della Russia Biela. Della Russia Biela. Paolino, assolutamente. Un giocatore fortissimo. Guller. Poi c'è Boateng. Oh mio Dio, Boateng. Proprio tu, amico mio. Sarra, però comunque. Ah, ti seguiamo un po' come va. Durmano, seguiamo pure lui. Meunier. Molto occupato, ok. Avro Battista sino a scout. Ok, Bastida 65. Non è meglio se prendo 65, devo dire, sinceramente. Aggiungi la lista. Sui 4 giorni, e tira 4 giorni, 4 giorni, tutti i 4 giorni. Io vedo se riesco a seguire Shomani. Shomani. Shomani, che come si scrive non l'ho visto. Vediamo un po'. Ok, TCHO. Manca la C per cercare la me, ok. Metti, ok, TCH Shomani. Questo è lui, 21enne. Neanche sono occupate, beh, lasciamo qui, sì, proviamo subito. Ah, è brutto che non posso spiegare tanti giocatori, questo un po' mi dispiace. Andiamo a simulazione. Che prende Barcellona? Di Lorenzo al Napoli, no, non ci credo. Che sì, al Paris Saint-Germain. Spirava di contato 10 milioni, secondo me così lui è contento. Di Maio, siamo al Brighton. Collins, Phil Collins per gli amici. Danilo, no, Danilo al City, è tornato al City. Che io, nel senso che io ho fatto Juve però la carriera, e mi chiedevano appunto Danilo, io dicevo no, perché ritorno indietro. Poi è entrato, attenzione Almada, da 35 trequartista, alla sinistra quanto diventerà? 36. Non è male, dai, possiamo vantarci. Qui sta un bel po' di tempo, devo dire. Ma il passaggio per migliorare. Ma io l'abbiamo più spin speed, sinceramente. E anche il shooting. Inverted, ok. Credo che anche a sinistra qui ci servirà. Lo andiamo in prestito. Ok, non l'ho visto. E andiamo avanti. Siamo già ad agosto, ragazzi. Tra un po' di giorni sarà anche la Coppa Italia. Ok, prima squadra, Bran, cresce un 58, è male, 58, 15 anni, eh. De Vrij, da vedere. Forse non promuove, è più, appunto, Bran, anzi, quanti non promuove, gli altri proprio. Ok, Thiago Mendes. Ah, ok, sì, sono giocatori come Shuni.
Ripping è un fatto seconda punta, direi. Però se no, dammi indietro. Se però sai che parte il ruolo, un po'. Qui è fuori discussione. Il terzo quarto settimane. Ma se non mi servono. Cambio settimane. Anche l'ala potrebbe essere buono. Lui che è veloce. La molta accelerazione forse è più da trequartista più che altro. CM c'ha tanto. Prova a metterlo da Cam e poi magari CM dovrebbe essere buono se ci riusciamo. Però no, CM non mi manca fisico, stanno tutto. Proviamo left wing. Left, sì, assolutamente. Ok. Ah, che bello può essere buono il Jack Bell. Mentre Tchouaméni devo metterlo assolutamente lì. A cercare. E una volta che hanno scelto Tchouaméni, sapremo di lui, sapremmo. Ci muoveremo. Ci sono giocatori che posso testare anche del Monaco, cioè quelli là. Non fa una. Come si chiama? Mi ricordo. Però potrebbe essere molto buono. Tu si ask, perfetto. Ci sta 9 giorni. Aspettiamo 9 giorni. Quindi aspettiamo la fine della Coppa Italia. Siamo al primo. Squadra è 10. Vedremo un po' come muoci. Etienne. Tu 64. Lui è meglio. 66. 620. Non è per niente male. CM. C'è stamina. Benzetto. Baleco. Via. Guillamon. Da provare. Bel centrale. Joaquin. 69. No. Mor. 65. Ah, c'è qualcuno che è scappato di casa, no? Ne? Non male, di 488. E Techi? Un bel 75. Pure lui, scadenza, controllo di scadenza. Maffeo, pure lui, non male, devo dire. In caso di un. Se ne va venuto, vediamo loro. Ma è un qualche pezzo buono. E. Oddio. Collina sembra questo. David Alba, Gianni Jordi. Hanno cercato i giocatori del. Ma c'è anche Vitola Torres Guardado, oh yeah Navarro Melero, io tutti cerco anche se sono buoni, sono vecchi, non mi interessa, meglio sapere la verità su tutti questi giocatori. Ah, Felix Alonso, Cesar Garcia con scadenza, El Hilali, El Omar l'amico Omar. Juan Arturan, se personale, Pedro Leon, da 4 anni. Mettiamo pure lui a cercare. Vinicius, sappiamo. Guevara, Vinicius sarebbe bellissimo da comprare. Vinicius sarebbe bello, da 3. È fortissimo, ma costa tanto. Tanto. Ho preso per Igor. 2 anni, solo preso. Che va a 3 anni al Crystal Palace, va. Anche se prende lo straniero, io ho cosa, ma. Per adesso niente, prestito, poi ci pensiamo magari dopo 2 anni. Tanto anche il Correa passa al Atletico Madrid, al Tottenham. Quanti punti si fanno in questo mercato? Ok, se la simulazione dell'allenamento mi sta stancando tantissimo. Walker, cioè, il City compra Danilo dal Juventus, la Juve prende dal City Walker. No, se ne va a Ranocchia. No, se ne va a Ranocchia, no. Ranocchia no, Ranocchia no. E arriviamo alla prima partita con la Sampdoria. Zaza se ne va a Udinese, rimane a meno. Igor se ne è andato in prestito, Venuti è stato venduto. Igor, ok. Quindi, abbiamo ora un po' di soldini. Io aspetterei un attimo, appunto, Chouaméni. Non so sapere di lui e dopo penseremo un poco a come sistemare il tutto, ragazzi. Allora esce qui, trascina qui. No, manca Nastasic, in effetti no, Nastasic. Dai, per tutti sottili, vediamo un po' lui com'è, soprattutto qui come seconda riserva. E anche voi poi è Rash, sinceramente. Meno veloce. Vabbè, lasciamo qui, lasciamo così com'è.
non c'è nessuno da qui. E andiamo, ragazzi, a provare questa Fiorentina in comunità. Non so se fare simulazione. Cioè, simulazione match non male. Vediamo un poco. In caso magari giocare sono tempo, se siamo in buon vantaggio, oppure intervenire se necessitiamo noi. Anche se adesso noi, il nostro lavoro non è così positivo per questa squadra per ora. Che non gioca per... C'è il gol subito, Vieira. Partiamo benissimo. Benissimo, 1-0. Ho già visto che la comunità è importante per la Fiorentina. Ma se prendiamo 1-0 da ora, meglio giocare a questo punto, va. A noi ci vuole un pareggio, potremmo vincere, non lo so. Però attenzione, il nostro Gonzalez. Bravo, tira! Tira, Cassovilli. Quello è il problema che i numeri. Attenzione, parte la Sampdoria sulla sinistra. Giro palla ubriacante. Attenzione, no, Cappiadini. Mamma che schifo. Ma fammi entrare a me, va. Fammi entrare a me. Ammazza che schifo. 2-0 subito la Sampdoria, raga. Ma Pedala si se ne va a quel paese. No, con tutti gli spese. Meno 2-0 la Sampdoria, che facciamo con le grandi squadre? Schifius. Armada. Abbiamo un po' di riprendere subito. Torreira, che è un ex di questa sfartita. Bilaghi. Cos'è che è un fuori gioco? Vlahovic. Che lo spazio per liberare il tiro. Ci prova! Rienzo e chiude. Ma abbiamo detto noi almeno. Venuti, l'ex. Ma hai detto. Se no non devo la Sampdoria. Danca, proprio lui. Palla per Torreira. Cassovilli. Può inserirsi bene. Guarda Vlahovic. Si gira col sinistro, lo spazio, poi il tiro e Rabaglia chiude tutto. Dai, Bidaghi, batte il calcio d'angolo. Corto a cercare Gonzalez. Non c'è. Castrovilli, Duncan, può liberare il tiro. Di poco fuori. Oh, noi, meglio noi che era il gioco che compiuto, va. Vlahovic, guardate col Mada. Si dice bene, il tiro e subito. Subito riprende Tego Almada. Il 2-1, proprio qui. A Genoa, sì! E cosa vuoi fare prima? 2-1, la prima partita, ragazzi, subito. Bella palla di Vlahovic per Tego Almada che debutto col gol. Non c'è male, Teghito. Buon debutto per Teghito. Bravo Torreira, così, di forza. Tego Almada, ancora per Vlahovic. Oh, se fa la munizione. O lo butto fuori, se fa dietro. Buttalo fuori, niente. Perché batte Vlahovic? Duncan, attenzione alla frente. Con Milenko, cioè, poi spazio, prova il tiro. Deviato, ci sta calcio d'angolo? Sì. E Milenko ce l'è. Allora, mettiamo palla qui verso il centro. Bidaghi cerca sempre Vlahovic è lì. Ancora Castrovilli. Allo spazio, prova il tiro Castrovilli. Palla del portiere, prova la palla ancora al centro. A cercare qualcuno. Armada, meglio se calcio l'angolo. Va bene così, dai ragazzi, almeno ci siamo, siamo vivi. Milenkovic apre tutto. Castrovilli, Almada, ne è arrivato. A togliere il gol dell'1-1. Insomma, ogni finta le capiscono subito. Accendo da destra, vedo stavolta. Palla al centro, a cercare qualcuno. Niente, ancora niente per la Fiorentina. Però ancora Duncan. Oh, vabbè. Fuori gioco. Fuori gioco, ma che è? No, il gol dell'ex no. Il gol dell'ex no. Mamma, caputo. Dragoschi, miracolo che si arrabbia. Fa bene, arrabbiati, Dragoschi. Drago, fate sentire, Drago. Bravo. Buttala via. Ammazza che parata, Drago. Bravo, quarta. Torreira, subito avanti per Bidaghi. No, finisce il tempo. Ah, c'è anche lì il recupero, bella sta cosa. 2-1. Ma sempre perché all'inizio ci siamo fregati, perché tutta la squadra, poi quando mi sette entra in campo, si va a sentire. Va bene, allora. Direi che Duncan non mi sta prendendo un poco, ma la lasciamo lì per ora. Ma è il rosso, ecco che va male, come... Ma anche Torreira è arancione addirittura. Tutti i rossi, mamma mia. Ammazza, devo... Andiamo in campo così. La giochiamo subito esterno. Mamma mia. Cioè, come ci coprono i passaggi, maledetti. Bravo, butto a terra. Se non prendi la palla, butto a terra. Se meno non può essere pericoloso.
fuori gioco. Coach hanno loro, incredibile. Una rimessa. Venuti, maledetto. Venuti, sei venuto male, fatelo dire. E non solo in foto. Vabbè, tiki-ta. Ma che è? Ma che è sta cosa? Ma che è sta schifezza? Oh. Ma attaccato si fa i giochetti, va. No. Maledizione. No, 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 no. Ma dai. Ma poi se tiri forti di sul... Cioè, non c'è bisogno. Mamma mia, come dire di cattiveria. Ma che cavolo è insulti? Boom. Tutto sembra da un a uno da cazzo. Lo inizio, gioca. Salite, raga. Salite, su. Salite, vai, vai. Salite, dai. No, no. Buona. Lovic. Allaga tutto, allaga tutto. Guarda lì con... Sottile. Entra in area, prova il tiro. E la potere la blocca. Ci arriva forte e quello la blocca. Beh, la palla è veloce, non voluta. Bravo, vicino all'area, prova il tiro. No. E c'è il giocatore che non si scende, giustamente. Cioè, lì c'è un giocatore mio vicino al pallone e lui è spento ancora. Ma è Odrozola, bravissimo. Vai, Kosovini. Guarda, guarda Vlaovic, ti dice bene fra i giocatori difensori della Sampdoria. Ancora sottile però, palla terribile testa. Guarda con i piedi, che fa questa testa terribile. No, 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 no. Guagliarella! Sbagliato. Vabbè, va raga, ho capito. Well, well, well. Well, well, well. Jump to the salt. 4-1. Allora, come partita direi che... Se facciamo, se facciamo lo so della simulazione, almeno per ora. Ok, taking. Che hai preso? Silo, mamma mia, no? Ok. Va bene, apriamo Tchouaméni. E poi si pensa a fare l'ultimo copy mercato per sistemare un poco. E allora, al massimo ovviamente è Mehdi Gonzalez. Sicuramente è un buon giocatore che vorrei usare. Tchouaméni 81 41. Ciao. Ecco io un mamma. Cosa è già lì? Non ci bisogna. Guevara. Un altro giorno. Poi Koulibaly 67. Non dovrebbe essere. Bel giocatore. Ampadu 69. Va in prestito. Poi The Winter Soldiers. Quindi ecco, lo mettiamo in lista. Maele lo mettiamo in lista. Maele. Lopez non è male. 5 di 3 anni. Bernardeschi quanto è il Bern? 79. Guarda, visto che è in scadenza. E allora ragazzi. Male l'ho visto. Sì, Vessino l'ho visto. Netti l'ho visto, Badeggi l'ho visto, Gabriel l'ho visto, penso. Sì, ho visto tutti in pratica, Winters. Lasciamo un attimo quindi un po' come crescono. Ampadu, Rodrigo, Marusic, Berna, Frabotta. Vabbè, ho visto tutti. E allora, finiamo l'episodio di oggi con un grande colpo che bisogna fare. Come c'è una pista, ne ho tantissimi. E allora... Il centro poi servirebbe, ci pensiamo magari dopo. Bastida, da far crescere verso è ancora giovane. Mendes, il CDM, ci dovrebbe gli vorrei un altro giocatore di più, un po' più di fisicità, velocità, non tanto veloce, manca accelerazione. I Menari sarebbe il sogno di aiutarlo con me alla corte di Mr. Terry, Camarano e Teki, si potrebbe fare. Ma il grande colpo, allora c'è Gravenbeck, costa tantissimo, Ming, costa tantissimo, Elma, Shoni. Io penso di avere due di grande colpo, non è Bentancur, non è Bellingham, ma è Nogumè, ma è Fofana. Dottore che gli dà velocità e sprint, secco. O poi appena facciamo qualcun altro, aspetta. Ecco, Yusuf Fofana, 78, 5-9 pollici, ok, siamo un divisore. Azione è speed medio, ma c'è aggressività, compostezza, indignazione, visione, reazione, forza, stamina. Più di Lucas forse. Sì, sì, prima o prendere lui Fofana. Il grande colpo del finale della Fiorentina. E allora, ti do il mio centrocampista migliore, che è Saponara.
ovviamente offer transfer speed, ti offro 15 milioni e se no sia così pari. Ci sta tutto, dai. 26 milioni più saponare. Ok, allora, counter. New transfer. Diamo il saponare, questo è buono. Siamo a 19 milioni. Siamo già dentro i 20, dai, su. 20 milioni più saponare. 26, 26. Quindi diciamo ancora un poco. 22 e 5. Questo è il massimo che posso darti. Dai, su. Dai che può accettare. 23 e 5. 23 e 5. Sai che vi dico adesso che accetto. Ci vediamo stavolta con un giocatore che non ci serve più il nostro modulo, sinceramente. E veniamo un giocatore veloce, giovane, fisico. Ci dà quella, quello che Duncan può darci per ora almeno. E allora, importante, e accettiamo. 5 anni, assolutamente accettiamo. Tinte Klaus. Allora, vorrei 9 milioni. Chiede anche di meno, ecco, questo è ottimo. Però l'apparenza count. Allora, remove bonus. 39.000, ok. Però 150 pigli. Ti do anche di più, ti do anche 40. Vediamo un po' che mi dice. Ah, accettato, ok, allora che poi contro Yusuf. Yusuf, benvenuto in squadra, benvenuto in squadra alla corte di Mr. Terry. E ok, sono tanti giorni che vedremo dopo come pigliarli. Prendiamo un po' la squadra, ok, preso così. Ma togliendo Duncan, mettiamo qui il buon Fofana, ecco qui. Mentre lui, Tiago, mi va a prendere il posto là, mi sa. Sai, dov'è che fosse mio qualcosa per il titolare a posto di Sottil. Che deve ancora crescere, è più forte sia come aggressione, posizione, composizione, okay, reazione, anche nelle voli base di solo a me è migliore come tiro, come passaggio, tutto, cioè, di che stiamo a parlare. E lasciamo qui Pugo, lasciamo qui e poi Terasciano, ci mettiamo un momento in Anastasic. Questa ragazza è la mia squadra. Mancano, mancherebbe un bel difensore centrale per completare tutto. Che c'è un po' di riserva, l'abbiamo pure. Mettiamo un PC qui. Ci mancherebbe un DC. Ma questo lo vedremo solo nel prossimo episodio. Presto bene, Simone Squadra. Sono contento del mercato. Mi ha dato dei bei colpi. Due titolari forti come Armada e Fofana. E un difensore di prospetto come Reich, che è molto forte come me. E la squadra adesso mi dà buoni risultati, mi dà buoni prospetti per questa squadra. Andiamo a fare però anche la crescita di Fofana. Che mi sarà il mio box to box, penso lui. Vediamo un po', 22 anni, molto giovane, ancora deve crescere. Il box to box mi dà finish, 3 position, short pass, ball control, agility. Ball winning mid file o central. No, c'è uno sì qua che mi dà tackle, reazione, controllo palla, taglio corto, sì. Vediamo un po' come mi cresce il mio buon uomo. E se dovessi cambiare il ruolo, vediamo un po' se può cambiare il ruolo. Potrebbe essere un CDM, questo mi sembra un po' ovvio. Solo questo, vabbè. Va bene così. E allora ragazzi, noi abbiamo quindi, contando la rosa, tre portieri, di cui uno se ne andrà e poi prende un giorno al posto di Terrascione e anche posto di Rosati. Due se ne hanno andato a due. Poi, Biraghi, a sinistra insieme a Terzic. Sessione centrale, Nastasic, Martinez quarta, Milenkic, mancherebbe uno a Madrid in caso di Yallo in prestito. In caso di chiamare Rasmus, che è pure forte, si potrebbe fare. Quanto ci costa di chiamarlo, scusami? Can offer record fee. Non è possibile di fatto in prestito? Va bene, peccato. Vabbè, questi tre li abbiamo. Poi Rensch, adesso stiamo a Drozzola. Abbiamo Pulgar, che è buono. Torreia titolare e Amarabà. Vediamo di far crescere molto Amarabà. E anche far giocare entrambi, sia Pulgar che Amarabà. Poi c'è Jack Momenture, il nostro grande. C'è una pista di Jolly, diciamo. Poi c'è Fonana titolare insieme a Castrovilli. Il nostro talento, Duncan. Proviamo anche a vendere in effetti Duncan, così quasi. Vedremo. Castrovilli. Sento poi Zuccos che male in prestito, Montier che male con per ora, poi in attacco abbiamo Caglione e Gonzalez a destra, no? A sinistra, no.
Sinistra, Gonzalez al mare. A destra, Callejon e Sotil. Io al mare, scusa, assolutamente metto a destra. Sto tenendo a destra per ora. Vabbè, lasciamo così, va. Finché non ho problemi. Poi c'è perché se proviamo anche di chiamarlo. Cioè, questo passo migliore, ma potremmo farlo se vogliamo. E quindi, quante ne abbiamo? Tanto abbiamo Vlahovic, Kokorin e Muntinau. Con qua me che può anche tornare. Sono soddisfatto per ora, avendo solo un torneo che la Serie A va più che bene questo. Datemi qualche consiglio, qualche giorno bene in prestito che potremmo sapere anche per poco, visto che abbiamo davvero pochissimi soldi. Quanto abbiamo sul stadio? Un po' 68.000 euro di pre-budget. Abbiamo molti prestiti. Ma neanche qualche ristrincolato. Dovrei provare. Search, vediamo un po'. Così. Sono ancora 6 minuti di solo, 6 minuti di gioco, va bene. Transfer status free agent, ecco, vediamo un po' che c'è. Abdullah, andiamo per ruolo. Fodor, Giorgio, De Jong e Custas. Con centri che questo c'ha lui. Sembra il cappello dei ebrei, invece è solo bianco. Ma sono l'unico che dovrebbe essere buono. Varga, Varga non è male. Possibile esterno in più. Quinto esterno, diciamo, d'attacco. Poi qua c'è Arahui, Fiola. Beh, esterno più come testa, non sarebbe male. Vediamo un po', così come Arahui. Vediamo un po' di avere qualche giocatore così per finire la rosa. Kirwan, Megowan, Lam, Devry, Francis Devry. Mettiamo noi in Devry. E Marinovic, che non ci interessa, però. Comunque, questo video è stato molto fruttuoso, abbiamo fatto l'ultimo proprio di Sava Pavonà, più importante del suo campo, una squadra giovane può crescere, se troviamo andiamo in prestito, presto potrà avere anche magari un proprio titolare, anche se non è più tanto giovane, lo so in realtà, ecco da sotto, 7 anni, ma c'era Amrabat perché cresce in 5 anni, 24 anni, dovrebbe essere buono lui. Vabbè, fino a questo video di oggi, io vi lascio un like, a commentare di la vostra. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche di video che usciranno. E vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dove fare live e su miei social come Facebook, Instagram e TikTok, così per essere più sul mio lavoro e godervi altri contenuti multimediali da me caricati. Scusate. Ci vediamo al prossimo episodio, da vostro Terry. Passo e chiudo.